Per chi si fosse appena connesso, sono Federica, faccio parte del team di Doxity e vi do il benvenuto a questo live webinar di SAP Business School. Oggi parleremo del Master in Management con Adriano Sorgente, che è l'Admission Coordinator del programma. Vi invitiamo a scrivere tutte le vostre domande nella sezione Q&A ed andremo a rispondere nella seconda parte della presentazione. Adriano, lascio a te la parola. Grazie mille Federica. Allora, ciao a tutti. Inizio, mi ha già presentato Federica, mi chiamo Adriano Sorgente e mi occupo delle ammissioni per il Master in Management sul campus di Torino. Allora, datemi tranquillamente se dovete rivolgervi a me del tu, non datemi del lei che mi invecchiate e come vedete non ci passiamo troppissimi anni. Allora, ho cercato di creare una presentazione molto dinamica con alcuni video e non mi dilungherò su aspetti noiosi, cerco di darvi tutte le informazioni più rilevanti. Poi, piuttosto, se c'è qualcosa che voi volete vedere nel dettaglio, me lo chiedete, ok? Quindi magari approfondiamo poi i temi nel dettaglio quando se me li chiedete, se vi interessano. Inizio subito, visto che parlavamo di tema di presentazione leggera, con un video. Magari abbassate il volume, non so se ve lo fa partire forte, se avete le cuffie, abbassatevelo un po', regolatevelo un attimo, così magari non vi parte a mille nelle orecchie. Mando subito il video e torno qui fra 2 minuti, il tempo che dura, ok? Vedrete una panoramica sulla scuola, un pochino di numeri, i professori, gli studenti, i campus, insomma, guardate il video e spiegate un po' tutta la storia della scuola. Allora, eccomi qui. Allora, avete visto un video che introduce un pochino la scuola? Avete visto che abbiamo un sacco di studenti con un sacco di nazionalità differenti, quindi è un ambiente veramente multiculturale.
andremo poi ad approfondire, non rubo parole alle slide successive, se no le anticipo, ma comunque andremo, vi parlerò anche più nel dettaglio del metodo di studio. I nostri professori, molti arrivano dal mondo aziendale, quindi portano un'esperienza molto pratica, lezioni. La slide successiva, se andasse avanti, sempre bello della video all'infinito. Allora, ho raccolto, no, in questa slide introduttiva un pochino di aggettivi, no, che dovrebbero rappresentare in modo ideale uno studente SCP, o comunque quello che io ritengo, no, che uno studente SCP debba avere, un candidato, uno studente. Vedete un sacco di, insomma, sono moltissimi, deve essere comunque uno studente motivato e flessibile, perché avrete la possibilità di studiare in diversi campus, quindi adattarvi, l'adattabilità è uno degli elementi fondamentali. È sicuramente piacevole, ma è anche sicuramente molto difficile cambiare campus, per esempio, ogni quadrimestre, non è obbligatorio, però uno chiaramente si deve adattare a nuove abitudini, culture differenti. Essere creativo per svecchiare le idee vecchie di business, idearne di nuove, aperto di mente, un leader, perché lavorerete in gruppo, dovrete interfacciarvi con altri studenti, altri colleghi, o anche dei manager di azienda, curiosi, perché chiaramente se non siete curiosi non si va da nessuna parte. La curiosità è anche un pochino alla base di tutto. Adesso, al di là che siamo noi come business school che poi sceglierete, la curiosità deve essere alla base di tutto, sia per informarvi che per crescere, sia culturalmente che lavorativamente. Non capisco perché ogni volta non vado avanti. Ok, allora vi porto quattro esperienze di studenti che hanno fatto percorsi differenti, e adesso li vediamo in versione studente, dopo li andremo a vedere in versione lavoratore, no? Perché loro hanno già finito da un po' il loro percorso. Ve li presento velocemente. Abbiamo Giulia, un'altra che ha fatto il percorso di pre-master. L'altra Giulia, che invece arrivava da Lowe, ha fatto direttamente il MIM. Daniel, che ha fatto il percorso insieme a Matteo, che hanno fatto il percorso di doppia laurea con il Politecnico, riservato agli ingegneri. Non dovrebbero esserci ingegneri, quindi magari sorvolerò sulla parte di ingegneria. Se ci sono degli ingegneri, qualcuno, sia gestionali che di altre ingegnerie, magari me lo possono comunicare, così almeno mi soffermo un attimo di più su questa parte qui. Se invece non ci sono, vado oltre, così poi lascio più spazio alle domande. Quando si può entrare al Master in Management? Si può entrare con una laurea triennale, o comunque in procinto di ottenere una laurea triennale, oppure se siete al secondo anno di ingegneria, di economia, business o management, potrete entrare anche a partire dal vostro secondo anno, sfruttando l'anno di pre-master come terzo anno. La durata del programma, quindi, in base a che facciate il pre-master o il master, dura da 2 fino a 3 anni. Dove andrete a studiare? Potrete studiare in un minimo di 2 fino a un massimo di 5 paesi differenti. Il 99% dei nostri studenti, questo è un dato che io tendo a riportare ogni volta perché ci tengo particolarmente, il 99% dei nostri studenti trova lavoro 6 mesi dalla fine del percorso, che è dalla fine della graduation, della laurea. È un dato vero, è un dato basato su statistiche che noi andiamo a richiedere ai nostri studenti finito il percorso di laurea. Quindi è un dato assolutamente fornito dagli studenti. E un altro dato importantissimo, che siamo noi o che sia un'altra business school, che voi dovete guardare quando vi interfacciate con la realtà universitaria, e magari guardare il ranking dell'università. Il Financial Times è uno delle riviste, chiamiamole così, no, dei quotidiani di business più accreditati al mondo per quanto riguarda l'aspetto dei ranking, e in questo caso quest'anno siamo sesti al mondo col Master in Management, e siamo, non è riportato, ma siamo primi in Italia, quindi un traguardo molto molto importante. Cosa rende, no, il Master in Management così speciale, no, importante? Cosa ci caratterizza? Perché siamo arrivati
ai vertici dei ranking, no? Nelle top business school. Allora, un po' l'avete visto nel video introduttivo. Metodo di studi, innanzitutto, un metodo di studi molto pratico, come vi ho detto, i professori arrivano dal mondo aziendale, non tutti chiaramente, ma un buon numero arriva dal mondo aziendale, quindi portano un'esperienza vera, un'esperienza concreta, un'esperienza, un bagaglio personale anche di esempi e di casi reali. Sui banchi di scuola, quindi riesce davvero a darvi una visione reale, non solo teorica, di quello che sta spiegando. Quindi un metodo di studi pratico, durante il percorso voi avrete l'occasione, e sarete anche tra l'altro obbligati, a lavorare in gruppo. Dovrete lavorare in gruppo con gli altri compagni, avrete scadenze, presentazioni, lavori di gruppo generali, dei business studies, quindi studierete molto anche su dei, scusate, business cases, quindi studierete anche su dei casi che il professore vi darà e voi dovrete analizzarli e lavorarci in gruppo. E queste parti qui saranno, chiamiamoli degli esoneri, no? Saranno una parte dell'esame, quindi una parte del voto sarà definito proprio da questi esercizi che voi farete. È caratterizzato da chiaramente anche dall'esperienza lavorativa. Offriamo, sarete obbligati a fare 36 settimane minimo di tirocinio nei 2 o 3 anni che sceglierete di fare. E questo perché? Perché riteniamo molto importante il lavoro. E quindi un metodo di studi finalizzato solo a fornirvi della teoria non è un metodo di studi efficace. Infatti noi puntiamo a farvi applicare quello che avete imparato durante il vostro anno sul lavoro. Quindi andremo poi a vedere, comunque l'anno è suddiviso in 3 quadrimestri, saranno 2 di lezioni ed aprile termineranno e inizierà il tirocinio fino a settembre che inizierà poi l'anno dopo. Internazionalità e diversità ne ho già parlato, un ambiente assolutamente multiculturale, Campus di Torino contava attorno al 60% di internazionalità, chiaramente sul campo. Come in ogni campus, a Berlino troverete più tedeschi, a Parigi più francesi, in Italia troverete un pochino più italiani in proporzione, ma comunque cerchiamo di creare gruppi assolutamente eterogenei in modo da avere più diversità possibile all'interno del gruppo, sia come background che come nazionalità. Opportunità svariate di networking, avrete la possibilità di partecipare a moltissimi eventi, dopo li andremo ad approfondire, dagli incontri con i manager, la career fair, agli eventi informali, ski event, golf trophy, la regata, insomma, diversi eventi, dopo li andremo ad approfondire. Allora, andiamo a parlare un attimino dei programmi. Quanti programmi abbiamo? Tre, che sono il primo e il MIM generale di 2 anni. Poi abbiamo, diciamo, a ombrello abbiamo altri due programmi. Il primo è il pre-master. Che cos'è il pre-master? È un anno dedicato a tutti quegli studenti che o non provengono da un percorso di management, che quindi necessitano di studiare i fondamenti del management, o per gli studenti al secondo anno di economia, ok? Qualunque economia e management d'Italia, ok? Possono fare una sorta di passaggio. Poi, se ci sono studenti, se c'è qualche studente fra di voi, che in questo caso qui ne parliamo poi nel dettaglio, fanno un passaggio all'Università di Torino e terminano il loro terzo anno sfruttandolo come pre-master. E poi ci sarà chiaramente l'accesso diretto al master, no? Se entrate al pre-master, entrate poi, non è che dovete fare di nuovo una prova. Il pre-master è dedicato anche a tutti quegli studenti che non hanno maturato, anche se arrivano da un percorso di management, non hanno maturato abbastanza esperienze per permettere di accedere direttamente al master. Quindi hanno dei profili, come li chiamo io, no? Un po' immaturi o giovani, chiamateli come preferite, che quindi magari hanno delle lacune accademiche, di esperienze che non lo renderebbero competitivo per il master. E quindi in questo caso qua consiglio di fare l'anno di pre-master, sia per risultare un po' più competitivi e sia per arrivare con delle spalle un pochino più larghe al master, quindi con più facilità anche durante i 2 anni. Oltretutto, chi fa l'anno di pre-master, okay, chi studia l'anno di pre-master, ottiene la laurea magistrale in economia aziendale dell'Università di Torino, proprio la laurea magistrale LM77 rilasciata dall'Università di Torino. Chiaramente l'anno di pre-master è tutto in inglese, ma sarà possibile farlo solo a Torino. Se non fate l'anno di pre-master, potete accedere direttamente al MIM e
Il MIM si compone di 2 anni, M1 ed M2 verranno chiamati, quindi se mi sentite dire M1 e M2 non sto dando i numeri, ma sono Master 1 e Master 2, quindi primo e secondo anno. L'anno si divide in 3 quadrimestri, così come anche l'anno di pre-master. Nel caso però del pre-master avrete un carico didattico standard, mentre nel caso del master è più personalizzabile, nel senso che in M1 avete il primo quadrimestre del primo anno. Core courses, quindi tutti che voi siete a Berlino, Parigi, Madrid, Londra, farete tutti i core courses di management, chiaramente corsi approfonditi per darvi una conoscenza più avanzata dei corsi base. Dopodiché, il secondo quadrimestre andate a scegliere una specializzazione. Ogni campus ha diverse specializzazioni. Che cosa sono le specializzazioni? Pacchetti di corsi, ok? Quindi potete scegliere finanza, imprenditoria, marketing, comunicazione, real estate, tutto quello che ruota attorno al management. E cosa stavo dicendo? Ogni campus ha delle specializzazioni, quindi Berlino non avrà le stesse specializzazioni di Parigi, Madrid, di Varsavia o di Torino, ok? Quindi dovrete scegliere anche dove andare a studiare, anche in base un pochino alla specializzazione. Terminato il secondo quadrimestre, da aprile a settembre avrete la possibilità di andare in tirocinio. L'M2 come si compone? Esattamente come l'M1, ma sceglierete direttamente 2 specializzazioni. In totale, quindi, avrete scelto 3 specializzazioni e avrete avuto la possibilità di studiare in massimo 4 campus. L'unica regola fondamentale è che potete passare al più un anno sullo stesso campus. Quindi, volendo, potete fare un percorso più lineare, più classico, anche un pochino più sedentario. Magari fare, non so, sparo proprio a caso, il primo anno a Madrid, il secondo anno tutto a Parigi. Oppure fare Berlino, Torino, Madrid e il secondo anno tutto a Madrid. Ok? Dovete anche guardare chiaramente le specializzazioni che vi interessano. Perché faccio sempre la battuta, beh, poi io, magari trovandomi nella vostra posizione qualche anno fa, avrei fatto anch'io questo ragionamento: dico, ah, dai, che figata Madrid, qua vado a studiare a Madrid che ci si diverte, la Spagna. Però capito, magari a Madrid però non ci sono le specializzazioni che mi interessano. Quindi è importante scegliere prima la specializzazione e poi guardare il campus. Okay, questa è una cosa che ci tengo sempre a dirvi, perché avete tempo per viaggiare, lo fate dopo, lo fate nell'estate, lo fate quando avete tempo. Quindi scegliete bene la specializzazione. Vi dicevo, 36 settimane obbligatorie nei 2 anni e non siete chiaramente obbligati a lavorare nel paese dove state facendo il master, potete scegliere anche di cambiare stato. L'unica cosa è che anche qua dovete lavorare in almeno 2 paesi differenti. Non mi avete detto niente sul percorso del Politecnico, quindi immagino che non ci sia nessun ingegnere. Comunque l'anno al Politecnico si compone di 3 anni, un anno al Poli, un anno in SCP e il secondo anno di nuovo in SCP. E facendo l'anno di ingegneria si ottiene anche la laurea della magistrale che si sta frequentando. Quindi se io mi iscriverò a gestionale, è proprio un percorso di doppia laurea, otterrò la laurea in ingegneria gestionale più il titolo rilasciato dall'SCP. Non vi ho detto che il titolo rilasciato dall'SCP è il Master Grande École, è un titolo delle grandi école francesi. Allora, andiamo oltre. Faccio un piccolo focus sulle specializzazioni che abbiamo sul campus Torino. Abbiamo una specializzazione in Food and Beverage Management abbinata, questa è una roba molto interessante chiaramente a chi interessa l'ambito, perché è affiancata esattamente al Master in Food, quindi farete le stesse cose che fanno quelli del Master in Food e sarete con loro in classe. Quindi questo, secondo me, accresce anche un po' di più la conoscenza della materia, perché siete con gente che fa solo ed esclusivamente quello. Una specializzazione in investment banking, una in go to market che è marketing, e poi un'altra specializzazione molto interessante che io personalmente farei è opzioni, imprenditoria. Una specializzazione molto interessante perché vi delinea da inizio a fine i rischi, benefici e come iniziare una startup. Ok, quindi a me è una realtà che interessa particolarmente, quindi probabilmente la sceglierei. Comunque, abbiamo cercato di scegliere 4 specializzazioni molto differenti per offrire per chi passa il secondo quadrimestre del primo anno a Torino o il secondo quadrimestre del secondo anno a Torino, la massima scelta possibile, ok?
Quindi, come vi dicevo, qua abbiamo di nuovo i nostri studenti che cosa hanno fatto. In questo caso qua Giulia ha fatto il pre-master a Torino, è andata poi in internship, ha scelto di fare il primo anno a Berlino, internship di nuovo, secondo anno tutto a Parigi. Alla fine del percorso ho ottenuto il master grande più la laurea magistrale. Giulia, l'altra Giulia, ha fatto il primo anno a Torino del master, il secondo anno a Madrid e poi ha fatto la sua tesi, ok? Percorso lineare, lei ha scelto di fare un anno e un anno, che chiaramente è quello che consiglio talvolta anch'io, semplicemente perché ci si adatta di più, si mantengono degli amici, delle conoscenze, che secondo me è anche importante in un percorso del genere, e non si rincorre il proprietario di casa per cercare di prendere affitti, perché è comunque anche difficile cambiare casa ogni 4 mesi. Ma poi liberi di farlo, anzi, se avete voglia, è una cosa che vi consiglio di fare, chiaro, se mi dite, ma non so, allora magari fate un anno sullo stesso campus, anche per mantenere degli affetti, può essere comunque uno delle decisioni, no? Per cui uno sceglie di rimanere un intero anno. Daniel ha fatto il percorso di doppia laurea col Poli e così ha fatto anche Matteo. Poi dopo vi riporto che fine hanno fatto, perché sono arrivati da qualche parte. Avrete la possibilità nel vostro percorso anche di fare dei percorsi di doppia laurea, specificatamente il secondo anno, sono possibili, e abbiamo diverse università partner in tutto il mondo. Sul sito cercando scusatemi, università partner o partner universities, ESP, trovate tutto l'elenco delle università partner. Quindi se volete dargli un'occhiata. Io ho riportato solo i PIN perché non aveva senso riportarvi un elenco, era giusto per darvi un'idea, però trovate l'elenco approfondito sul sito. Eccoli qui, che fine hanno fatto? Lavorano tutte per realtà davvero, davvero interessanti, infatti sono invidiabili. Allora, Giulia lavora per un'azienda di costruzioni, architettura e design a New York, quindi un signor lavoro. Giulia, l'altra Giulia, lavora per la Campari e si occupa di marketing a Milano. Daniel lavora per Alten, azienda di consulenza ingegneristica, definiamola, e lavora a Nizza, quindi in Francia. E Matteo lavora per quella delle salse, la Kraft, e lavora ad Amsterdam, in Olanda. Quindi hanno fatto tutti i percorsi differenti che li hanno portati a fare lavori differenti. In paesi differenti, quindi potrete lavorare veramente ovunque, anche extra Europa. Andiamo alle cose interessanti, insomma, cioè, più interessanti magari per voi che voi mi dite, ho capito, ma ha parlato di pratica, poca teoria, parliamo di numeri seri, il placement. In questo caso qua vi parlo dei numeri, dei tirocini che i nostri studenti hanno ricevuto. Allora, questo è riferito all'anno scorso. Quindi hanno ricevuto 487 offerte di lavoro, cioè, con 6 interviste per studente di media, 6 colloqui, scusatemi, concretizzati con 2,5 offerte di lavoro per ogni studente. C'è chi ne avrà ricevute 2, chi 4, chi 1, chi 6, dipende. Chiaramente questa è una media. E poi si è concretizzato con un 100% di placement. Quindi ogni studente ha trovato un tirocinio. Dove? Generalmente i campi sono sempre questi ogni anno, che immagino anche che siano poi quelli che vi interessano. Se volete scrivermi nella chat quali sono i campi che vi interessano di più, possiamo poi discuterne anche dopo. Comunque, finanza, comunicazione, consulenza, marketing, strategia, sono i grossi campi, no? Che vanno per il maggiore. Nel frattempo mi verso un goccino d'acqua. Vi lascio ancora la slide un attimo. Allora, che cosa succede sul campus? Workshop. Che cosa sono i workshop? Allora, vengono organizzati dei seminari su come scrivere il CV, come strutturare il profilo LinkedIn, come interfacciarsi
con un HR o durante un colloquio di lavoro. Quindi tutte tips utili che voi potete sfruttare per trovare tirocinio di lavoro. Company meetings. Cosa sono? Vengono spesso a parlare aziende, manager, di aziende partner e non durante l'anno. In questo caso, vabbè, è stato tutto spostato online, però generalmente è in presenza. Che valore aggiunto vi porta questo? Beh, innanzitutto conoscenza. Potete fare le domande ai manager direttamente e potete sentire una testimonianza reale di gente che fa magari il lavoro a cui voi aspirate. Faccio degli esempi: era venuto il CEO di Vodafone, un manager di Electrolux, il CEO di Iliad, Accenture, insomma. Tutte signore aziende. One-to-one support significa che, in questo caso qua, io mi riferisco al campus di Torino, non mi sento mai di parlare in generale per tutti i campus, però sul campus di Torino, se avete un problema, volete consigli, volete interfacciarvi con me, che vabbè, io insomma, una volta che siete entrati, posso tranquillamente consigliarvi volentieri, magari vi direziono verso la persona più adatta, però avete bisogno di consigli sulla carriera, sulla vita sul campus, case, eccetera. Potete fare dei colloqui one-to-one con i miei colleghi. Oltretutto, avete anche la possibilità di fare delle mock interview, quindi delle interviste simulate con ex studenti che si mettono in gioco a partecipare a questo, scusate la ripetizione, gioco di ruolo, dove loro fanno l'HR e voi fate i candidati per quel posto di lavoro. E quindi vi fanno esattamente un'intervista simulata dove vi diranno poi alla fine i feedback. Quindi se è andato bene, cosa devi migliorare, attento a quello, migliora quello, bene nell'altro. E insomma, può essere interessante farlo, quindi questo ve lo consiglio. Vi lascio al video della Career Fair, perché che cos'è la Career Fair? È l'evento più importante che ogni campus organizza lato carriera. La nostra, quest'anno qua, era divisa per esempio su 2 giorni, era online chiaramente, però vi dico già che il prossimo anno noi stiamo lavorando per far tutto in presenza, abbiamo già tutti i presidi, termoscanner, gel, divisori, tutto. Quindi stiamo già lavorando per fare tutto in presenza. Chiaramente, se poi ci dicono no, non si fa più nulla, è la sfera di cristallo, noi non ce l'abbiamo. Ma noi vogliamo iniziare tutto in presenza, quindi tutto in sicurezza e tutto in presenza. Quindi questo è il nostro obiettivo per settembre 2021. La Career Fair quindi sarà magari anche questa in presenza. Le aziende vengono per conoscere voi con offerte reali. Avrete la possibilità di fare dei colloqui direttamente con le aziende, vedrete dei nomi scorrere, non so da anticiparvi nulla, voi girerete con la vostra cartellina, con i CV, vi prenoterete per le aziende a cui siete interessati e dopodiché farete un colloquio alla scrivania con gli HR. Vi lascio a questo video che racconta un pochettino la Career Fair di 2 anni fa, quindi non di quest'anno, ma dell'anno scorso. Dategli un'occhiata e vedrete verso la fine scorrere quasi tutte le aziende. In questo caso qua ne avevamo 106, un buon numero. Faccio che lasciarvi direttamente al video e ci vediamo fra pochissimo.
Ok, allora come vi dicevo, avete visto, sono passate tante aziende, anche ca di cara da dal carattere internazionale, ma in questo caso qua reclutano solo per l'Italia. Ogni campus, generalmente le aziende per ogni campus reclutano nel paese in cui sono, quindi difficilmente andrete a Berlino e troverete qualcuno che vi farà un internship per Londra, quindi se volete lavorare già a Londra vi consiglio di andare alla career fair, anche alla career fair del campus di Londra, per esempio. Anche qua sul campus di Torino le aziende reclutano per Torino, Milano, Roma al massimo, comunque generalmente si sta nei dintorni di Torino e Milano. Vi ho parlato anche di numerosi altri eventi che vengono organizzati, quindi lo Ski Event, Golf Trophy, tutti gli eventi organizzati dalle associazioni studentesche, i workshop, gli incontri con i manager. In questo video che vi sto per far vedere, poi siamo quasi giunti al termine della nostra presentazione, vedrete appunto questi eventi. Quindi vi lascio ancora quest'ultimo video. Allora, avete visto che ci sono tantissimi eventi anche ludici, al quale partecipiamo anche noi dello staff e la cosa mi diverte un sacco. Spero che il prossimo anno ripartano in modo safe, ma che ripartano, perché insomma sarebbe carino sia per voi che per noi parteciparvi. Vi porto solo che ogni volta che clicco avanti mi rifà ripartire il video, vi porto giusto. Li ho raccolti perché poteva magari essere una cosa che vi interessava. Quattro nostri ex studenti che sono stati premiati da Forbes Under 30. Abbiamo Benedetto Levi, che è il CEO di Iliad, sono tutti i nostri ex studenti, quindi hanno fatto tutti chi pre-master e chi master. E abbiamo Elena Lavezzi, che lavora per Revolut. Romolo, che ha fondato una startup, che ormai boh, direi che è un'azienda. Si chiama Mamma Peck, molto molto carina e se non la conoscete andate a vedere sul sito perché è davvero divertente, è un'idea interessantissima. Come funziona? Hanno ideato praticamente un e-commerce online di articoli e di italiani spediti all'estero, no? Quindi per tutti gli studenti che sono all'estero, che hanno magari voglia della, che ne so, della, adesso non dico della Kinder fetta al latte, sparo a caso, e non l'hanno trovata in Norvegia e quindi la possono ordinare e viene spedito. No? È una sorta di pacco da giù, per darci l'idea.
che gli studenti fuori sede del sud capiranno la necessità del pacco da giù. Loro hanno inventato questa startup che è molto molto carina, un'idea simpatica. E poi Matteo Frescobaldi che lavora, che è brand manager per l'azienda vitivinicola Marchesi dei Frescobaldi. Allora, saltiamo questo video, vado subito al Q&A. Ho raccolto le domande principali che voi generalmente mi fate e anche la parte sulle admission. Allora, come mi registro nel caso del pre-master? Seguirete per pre-master admission test, nel caso dei 2 anni international direct admission, nel caso del double degree col Poli, recruiting with partner university. Quando posso iscrivermi al MIM? Dal secondo anno di università per il pre-master, oppure, come vi ho detto prima, terzo anno di economia e management o terzo anno di qualunque università, dal terzo anno per il MIM di 2 anni, dal terzo anno di ingegneria per il double degree col Poli. Che cosa viene guardato? Quindi quali sono i documenti obbligatori? Guarderemo la vostra media accademica, il ranking dell'università, le esperienze lavorative internazionali ed extracurricolari. Faccio una parentesi per il pre-master. Questi requisiti sono obbligatori per il MIM, non sono obbligatori per il pre-master. Quindi se non avete maturato abbastanza esperienze, non è un problema. Consideriamo che gli studenti che fanno application per il pre-master siano più giovani, sia di esperienze che di età. Hanno bisogno sicuramente anche magari di un anno per prepararsi e questo è assolutamente contemplato, appunto il fatto che non abbiano esperienze rilevanti. È obbligatoria una certificazione d'inglese che dovrete conseguire nel momento in cui, e dovrete caricare e avere, nel momento in cui chiuderete application. Quindi, mi raccomando, basterà almeno la non official score, quindi basterà avere anche la non official score. L'importante è che poi mi invierete prima della data del colloquio il vostro certificato ufficiale. E il certificato deve essere il livello minimo richiesto è il B2 e non può essere ve più vecchio di 2 anni, se no non posso accettarlo. Se non siete sicuri, se il vostro inglese vada bene, trovate poi alla fine delle slide i miei contatti. Comunque, poi vi manderò anche una mail di recap con delle informazioni utili. Magari mi mandate una mail e me lo mandate scansionato e verifichiamo un secondo insieme. Sarà obbligatorio il GMAT, il GRE o il TAJMAJ, quindi sono tutti test di logica. Se non lo avete, potrete fare il nostro test sostitutivo che viene organizzato online qualche giorno prima del colloquio. Avrete bisogno di altri documenti, quindi un documento di identità, un certificato di laurea o certificato di iscrizione. Avrete bisogno del diploma, che qua non è riportato. Avrete bisogno anche del piano carriera e di una cover letter, e oltre che il vostro CV. Il piano carriera non è obbligatorio consegnare, quindi diciamo il transcript comunque, non è obbligatorio consegnare quello originale timbrato in marca da bollo dell'università, basterà quello che potrete scaricare dalla vostra intranet personale dell'università. Quanto pesano singolarmente le prove? Pesano 40% il profilo, 30% il colloquio orale, che chiaramente avrete se tutta la vostra documentazione andrà bene e verrete accettati. Come è strutturato il colloquio orale? Vi verranno fatte domande di cultura generale, domande di logica, domande motivazionali, quindi domande di logica, brain teaser, guesstimates, sequenze numeriche, calcoli a mente, ok? Per verificare l'approccio al ragionamento. Domande di cultura generale, quindi scusatemi, domande di cultura generale, logica, motivazionali e domande conoscitive. 20% vale la certificazione in inglese e 10% il GMAT, GRE, TAJMAJ oppure l'SHL, il nostro test sostitutivo. I catch-up courses sono solo da considerare per chi si iscrive al MIM di 2 anni, sono dei corsi che vi forniscono della preparazione, della conoscenza, li chiamo corsi di livellamento per tutti gli studenti che non hanno fatto questi corsi nel loro background, quindi nella loro triennale. Quali sono i costi del MIM? Il test d'ammissione costa 180 euro, l'anno di pre-master 17.150, il primo anno l'M1 18.250, l'M2 18.250. I catch-up courses variano da 1.100 a 2.050 massimo in base al numero di corsi che avete e in caso di ammissione sarà obbligatorio pagare una caparra confirmatoria di 2.000 euro che non è rimborsabile.
Avrete circa 2 settimane per pagare la caparra e per quindi diventare ufficialmente studenti. Chiaramente i 2000 euro verranno poi scalati dalla prima rata. Prima retta. Rata e retta. Ok, dalla prima rata. Abbiamo delle borse di studio che coprono il 50% del pre-master, 50% del primo anno, 50% del secondo, si basano sull'ISEE e sul merito, ossia il risultato del test di selezione. Ne potrete fare richiesta solo una volta superato il test ammissione ed è necessario frequentare almeno un anno sul campus di Torino per richiederlo, ma gli studenti che faranno il pre-master, per esempio, lo passeranno già. Abbiamo anche un accordo con Intesa e con BNL che concede ai nostri studenti prestiti fino a 50-70 mila euro, dipende. Il prestito d'intesa si chiama per merito, quello di BNL Futuriamo. Potrete contattare direttamente un consulente delle due banche per chiedere informazioni più dettagliate. La presentazione è terminata, allora vi dico ancora una cosa prima di leggere le vostre domande e di rilasciare poi la parola a Federica. Allora, se non siete sicuri su quale percorso applicare, per quale percorso scegliere, mandatemi una mail col vostro curriculum, la vostra media accademica. Se siete al secondo anno di economia, mandatemi anche il vostro piano carriera, in modo tale che possa verificare che il passaggio sia fattibile. Per tutti gli studenti che vogliono fare il pre-master, vi ricordo che non è obbligatorio aver maturato esperienza e che quindi non vi preoccupate, non vi sentite spaventati nel fare application anche se non avete maturato esperienze, perché lo teniamo in considerazione e contemplata la cosa. Allora, adesso in questa slide non ho il calendario con tutte le date dei test, non so se mi avete già chiesto quando scadono, quando sono da fare. Giuro, vi prometto che domani, al massimo venerdì, vi mando una mail di recap con tutte le informazioni, principali, i requisiti, i miei contatti mail, ok? Così almeno avete tutto, compreso anche il calendario con tutte le scadenze. Mi raccomando, se prima di fare application, se non siete sicuri a quale percorso applicare, mandatemi una mail, così ne parliamo poi insomma, in one to one, ok? Non, anche adesso, se dovete farmi delle domande, cercate di non farmi domande troppo specifiche, tipo io ho fatto questo, va bene questo, perché magari per questo l'ideale sarebbe fare poi un incontro one to one o parlarci per mail. Quindi cercate di farmi domande di carattere generale che possono servire a tutti. Federica, vado avanti e leggo le domande direttamente. No, assolutamente, possiamo vederle insieme se per te va bene. Vedo che nel frattempo sono arrivate diverse domande, quindi vi invitiamo ancora a scrivere se avete qualche dubbio o curiosità. Allora, alcune in realtà abbiamo già risposto, qualcuno ci chiedeva delle borse di studio, vedo che ne abbiamo appena parlato. Giovanni ci chiede se questo programma potrebbe essere indicato per una persona che ha studiato giurisprudenza. Assolutamente sì, come abbiamo visto all'inizio delle slide, una Giulia arrivava proprio da Law, quindi sì, assolutamente sì. Chiaramente meglio l'anno di pre-master perché ti fornisce una competenza, una preparazione più importante delle materie di management, non ti è impedito di fare application anche al minimo di 2 anni. Perfetto, grazie mille. Un'altra domanda ci chiedono, prima abbiamo nominato il grande call, che cosa comporta il grande call? È il titolo di master. La domanda è un attimo un pochino strana, nel senso che non so dove vuoi parare, ma io ti dico in generale il grande call è un titolo dal peso di 120 crediti rilasciato alla fine del percorso ed è un titolo di master perché chiaramente all'estero non esiste la laurea magistrale come in Italia, quindi il titolo che ricevi facendo un percorso di 2 anni post-triennale è il titolo di master, quindi è il titolo Master Grande Call. È come se tu avessi studiato in Francia e avessi ricevuto il titolo francese. Quindi un titolo spendibile, come avete visto, a livello italiano, mondiale, europeo. Chiaramente mi dite, è forte negli Stati Uniti? Sicuramente è meno forte un titolo europeo negli Stati Uniti, ma il nostro, la laurea magistrale italiana, è un titolo del spagnolo come quello inglese. Chiaramente è meno forte speso in altre parti del mondo, no?
Ma questo non significa che non possa essere speso, perché è assolutamente un titolo valido e riconosciuto. Grazie mille. Pietro ci chiede se la certificazione in inglese deve essere mandata prima della chiusura dell'applicazione o prima del colloquio. No, deve essere mandata, non so, forse non sono stato chiaro, prima deve essere, dovrete avere almeno la non official score, quindi i risultati quando chiudete application, e poi dovrà essere mandata la certificazione ufficiale scansionata via mail entro il giorno prima del colloquio. Grazie mille. Matteo, allora, domanda sulla situazione Brexit. Ci chiede, per studiare al campus di Londra bisognerà ottenere il visto dello studio? Grande, grande must. Questa mi sembrava strano che nessuno me l'avesse. Matteo, giusto? Matteo, mi sembrava strano che ancora qualcuno non me l'avesse fatta. Allora, sicuramente, allora, non so ancora, ci stiamo documentando perché è una roba che se sembra impossibile da riuscire a capire esattamente come funziona. Allora, a livello scolastico è facile comunque che ci voglia il visto, in ogni caso. A livello lavorativo vi posso dire che è un po' magari un pasticcio lavorare a Londra, ma a livello di studi, a parte il visto, non avrete alcun problema. Ad ora esattamente dirti sì, sicuramente visto, stai tranquillo, liscio come l'olio, non lo so. Sono sicuro che comunque il visto, ahimè, ci vorrà. Sicuramente ci saranno delle modalità e cercheremo di rendere più agevole possibile per i nostri studenti che vogliono andare a Londra l'ottenimento del visto e comunque il processo di tutto. Adesso scendere nel dettaglio non posso, ma proprio perché sono sincero, non ho ancora queste informazioni qui. Spero vivamente che fine marzo, primi di aprile, riusciremo ad avere un quadro generale giusto, anche perché comunque giustamente voi dovrete anche poi muovervi di conseguenza. Grazie mille Adriano. Ci chiedono, devo essere accettata anche dalle altre sedi ESP per gli anni all'estero? Devo fare un colloquio? Allora, come funziona? Voi vi potete muovere nei campus che volete, non è che se fate il test a Torino per quanto riguarda il MIM, dovrete poi necessariamente fare la selezione a Torino e per forza stare a Torino come campus? No, non è obbligatorio, potrete scegliere quello che volete. Chiaramente chi prima arriva nella scelta dei campus, prima alloggia, più tardi fate application. Meno scelta di campus c'è, questo per quanto riguarda il primo campus del primo quadrimestre. Il secondo lo sceglierete a maggio e sarà basato su una cover letter che dovrete allegare perché sarà scelto il campus, ma di conseguenza anche la specializzazione. Per quelli del secondo anno si sceglierà invece in base alla media accademica. Quindi tendenzialmente tutti riescono a scegliere il campus che vogliono e la specializzazione che vogliono. Però voi comunque darete tre scelte, se non siete accontentati nella prima, sarete sicuramente accontentati nella seconda e nella terza. Grazie mille. Altra domanda ci chiedono quali sono le lingue imprescindibili. Beh, l'inglese e basta. Volendo potrete studiare solo in inglese. Durante il percorso però dovrete raggiungere il B2 in un'altra lingua, che non sia l'inglese e che non sia in questo caso qua, visto che siamo tutti italiani, l'italiano. Quindi potrete studiare un'altra lingua. Se siete esonerati dall'inglese, perché riuscite a presentare una certificazione molto alta di inglese e quindi da essere esonerati, potrete scegliere altre due lingue, quindi penso, spagnolo e tedesco, o spagnolo e francese, o francese e tedesco, insomma, questa è la combinazione di lingue. Chiaramente per voi non ci sarebbe l'italiano, sarebbe troppo facile e sarebbe anche uno spreco. Quindi lingua imprescindibile, inglese. Lingua caldamente consigliata, magari il francese, perché ci sono tante specializzazioni in francese, ma non è necessario, potete anche fare tutto il percorso in inglese. Grazie Adriano. Ci chiedono, innanzitutto ci ringraziano per questo webinar e ci chiedono se secondo te è meglio specializzarsi in un campo specifico oppure il Master in Management apre diverse porte. Allora, differenza tra, anche questa è una domanda, un must che mi viene chiesto, nel senso che master specializzato, quindi master di primo o secondo livello, o MIM? Allora, non scredito nessuno, non scredito i master specializzati, innanzitutto. Cosa succede però? Sei una persona molto convinta e mi dici, io voglio solo fare marketing, per dire. Perfetto.
Ma so già che voglio far quello, mi piace solo marketing, il management generale mi fa schifo, finanza non la voglio vedere, sustainability non mi interessa perché io la plastica la butto per terra e la calpesto, no? Ok? No? Quindi per dire sono così, è come un cavallo, so dove andare, vado lì, ok, fai il master specializzato, perché marketing sicuramente il MIM ti offre delle specializzazioni in marketing, ma ha un carattere. Se vogliamo, anche più generale, consiglio il Master in Management a quelle persone che vogliono sperimentare e avere una conoscenza più a 360 gradi di più materie. Quindi, magari c'è chi è interessato in consulenza. Faccio l'esempio: la consulenza è tutto, cioè anch'io sono consulente, anche Federica in questo caso è consulente, cioè la consulenza è darvi delle informazioni e seguirvi attraverso in un processo. Ok, in un argomento, ok? Quindi la consulenza è veramente tutto. Quindi mi dici, io voglio fare consulenza, va bene, ci sono delle tecniche, ci sono delle conoscenze che un consulente deve avere, però cosa consulenza un consulente che non ha conoscenze, per esempio? Quindi magari faccio la parte di consulting, ma magari mi faccio anche quella di imprenditoria o sustainability, così. Ho delle basi di consulting, ma ho anche delle basi di una materia della quale io posso fare consulenze e posso vendere. Quindi, per esempio, il Master in Management può essere usato per questo. Mi interessa finanza? Non è un problema. Ci sono diverse specializzazioni anche in finanza, però magari scopro che poi la finanza non fa per me. Quindi, magari mi sono fatto, adesso facciamo l'esempio del marketing. Faccio una specializzazione in marketing, mi faccio un tirocinio il primo anno, scopro che marketing fa schifo. Fare marketing è la roba più noiosa del mondo, perché non avevo considerato che potevo avere a che fare con i CRM, per esempio, no? E quindi dite, va bene, no. Ma marketing basta, me ne tiro fuori. Però hai la possibilità il secondo anno di scegliere altre specializzazioni e tenerti il bagaglio magari in marketing, cosa che non puoi fare con un master specializzato. Quindi questo non significa che il master in management dia meno approfondimento dal punto di vista delle conoscenze, diciamo che vi offre la possibilità di fare già due tirocini, quindi o tre se fate il pre-master, quindi provare e sperimentare nuovi campi e poi soprattutto avere delle conoscenze anche trasversali, che magari il master di un anno non vi riesce a dare perché è più settorizzato e più canalizzante. Grazie mille per questa risposta che penso sia stata molto esaustiva per chi ci ascolta. Un'altra domanda ci chiedono, perché dovrei scegliere questo Master in Management? Quindi penso che si riferisca ai punti di forza del Master in Management alla SAP. Allora, non so quando ti sei collegato, non so il nome. Non abbiamo un nome, una domanda in realtà di un quarto d'ora fa, quindi non so se magari non ha ascoltato tutta la Ok, non presentazione. importa, ma io sono qua anche per ripetermi e per approfondire, l'avevo già detto. Quindi vi dicevo, allora, innanzitutto il ranking. Uno deve guardare chi sono i più fighi sulla piazza. È una cosa che uno deve fare in ogni caso, no? Quindi ci sono un sacco di altri master molto validi, non, anche italiani, scuole come per esempio Bocconi, Cattolica o HSE, sono tutte università, adesso io la San Gallen, sono tutte università molto 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 valide, io assolutamente non dico che siamo gli unici e i più fighi. Sicuramente però abbiamo raggiunto un buon traguardo a livello italiano e a livello mondiale, quindi questo sicuramente è una cosa che dovete considerare nel momento in cui scegliete una business school. Che cosa ci caratterizza da altre? Beh, abbiamo un'enorme rete di networking, quindi soprattutto in Europa siamo abbastanza forti anche come nome, e questo vuole dire in fase di colloquio. Chiaramente non è che uscite di qui e avete la pappa pronta. Non vi aspettate, ah, sono uscito di qui e sono a posto, ho lavoro. Grazie, SCP, mi hai trovato. No, se non vi sbattete un po', non lo avrete il lavoro così, non vi cade dall'alto. Ogni tanto faccio sempre questo esempio perché gli studenti, vabbè, poi con me un po' si confidano perché nel momento in cui io siete entrati, insomma, possiamo tranquillamente essere amici e andarci a bere una birra. Ogni tanto sono anche uscito con degli studenti. Chiaramente questo dopo che uno è entrato, io non ho più
un ruolo vero e proprio, quindi possiamo essere molto più informali. Quindi ogni tanto mi dicono: Adriano, non ho trovato tirocinio. Cioè, come mai? Mi ha mandato 10 curriculum, nessuno mi ha calcolato. Capito? 10 curriculum, ne dovete mandare 100 e non stufarvi. Quindi, per dire, no, non è che SCP vi trova il tirocinio a posto, tanto sono in SCP. No, bisogna comunque impegnarsi. Poi SCP offre il nome, offre il networking, offre le competenze. Quindi tutta una roba trasversale. Sicuramente poi, come dicevo prima, il metodo di studio è molto pratico, i professori che arrivano dal mondo aziendale. Stavo pensando, l'internazionalità. Poi scusami, trovami un'altra università che offre la possibilità di studiare in 6 campus. Le multicampus generalmente hanno una, due, tre campus in più. Difficilmente ne hanno 6. Quindi questo è sicuramente uno dei valori aggiunti della nostra scuola, oltre a quello di offrire veramente tante specializzazioni per tutti i gusti. Quindi questo secondo me è anche uno dei motivi per cui potreste scegliere SCP rispetto a un altro. Perché scappare un po' dal mondo italiano? Rispondo magari anche a questa cosa qua. Io ho trovato, parlo sulla mia pelle, ho trovato molto, molto teoria. Io ho fatto comunicazione, quindi non ho fatto l'SCP e non ho fatto un'università con stampo di metodo di studi pratico. Mi sono trovato poi a affacciarmi al mondo del lavoro guardandolo e dicendo: ma io questo non l'ho studiato, questo non l'ho visto, questo sì, forse l'ho visto, però non era aggiornato. Quindi, qual è la difficoltà quando poi si inizia a fare un percorso molto teorico? Questa, cioè che ci si ritrova poi in una situazione in cui non si sa come lavorare. Noi offriamo, oltre al metodo di studio pratico, la possibilità di fare i tirocini. Questo ti permette di crescere e di guadagnare esperienza anche a livello pratico e sicuramente ti rende un profilo migliore nel momento in cui uscirai, perché rispetto a uno che ha fatto un tirocinio a un'università molto teorica, secondo me si ha una marcia in più. Detto questo, non, come ho detto prima, Bocconi è un'ottima università, Cattolica, la LUIS, sono tutte ottime università. Io adesso parlo delle top, poi ce ne sono tantissime altre che sono citabili. Non le sto denigrando, non sto denigrando il loro metodo di studi, però sicuramente un metodo di studi molto più teorico, che io non mi trovo. Se io probabilmente fossi stato un pochino più orientato, infatti io cerco sempre di darvi il massimo dell'orientamento possibile, che poi scegliate noi un'altra business school, io sono contento comunque perché avrete trovato la vostra strada. Se a me avessero fatto e se io mi fossi sbattuto un po' di più e avessi trovato università più disponibili e io magari anche avessi approfondito un po' di più gli argomenti, magari avrei trovato un'università con un metodo di studi più adatto a me, no? Che calzasse meglio. Sicuramente io non sono fatto per un metodo teorico perché preferisco fare le cose e memorizzarle facendole piuttosto che mettermi lì a memorizzare un libro. Quindi questo è anche un valore aggiunto che noi offriamo. Quindi un metodo di studi molto pratico. Questo era per chiudere. Ah, portandomi anche la mia esperienza, ecco. Grazie mille Adriano. Nel frattempo sono arrivate altre domande. Arianna ci chiede esattamente che tipi di corsi e specializzazioni ci sono per quanto riguarda l'ambito dell'imprenditoria. Allora, te lo posso dire, devo fare questo, però posso descerare lo schermo, sì, così non vi faccio vedere tutto il mio desktop incasinato. Allora, a memoria così, abbi pazienza, non me le ricordo. Le trovi tutte sul sito, però visto che tanto abbiamo ancora qualche minuto, te le dico live. Poi tu comunque andando sul sito, Mastery Management ESP, sulla tab curriculum, trovi tutto l'elenco delle specializzazioni. Comunque, per imprenditoria, abbiamo, ce ne sono 6, 2, 4, 5 in realtà. C'è Impact Entrepreneurship, che è quella fatta a Torino, imprenditoria in francese, Social Entrepreneurship a Madrid, Art Science imprenditoria e poi Technology and Digital Economy. Quindi ci sono
sono tutte imprenditoria, ma spaziano su vari argomenti. Poi ce ne sono davvero tante, ce ne sono cross-disciplinari, quindi da digital transformation, etica. Adesso le sto passando così a business consulting, a roba un pochino più particolare come energy transitions and sustainability, che è roba più, un pochino più nuova, sustainable finance a Berlino. Adesso le leggo, roba un pochino più particolare. Se volete fare roba un pochino più di legge, c'è Law and Business, Economics and Public Policy, tutta roba. E ce ne sono tantissime. In realtà trovare qualcosa che non vi piace, secondo me, è difficile. Secondo me, la difficoltà che poi avrete è scegliere quella che vi piace di più. Dite, ma io vorrei fare anche quella, anche quello. E quindi ce ne sono davvero tante. E soprattutto il vantaggio è che potete sceglierne fino a tre. Quindi se qualcosa non vi piace, insomma, cioè, potete cambiare e potete rifare e sperimentare. Grazie mille. Ci chiedono se si può approfondire il discorso della doppia laurea in università associata a SP. Allora, sì, si può fare, lo posso approfondire. Allora, le università partner, come funzionano? Il secondo anno voi dovrete fare un'application, verrà guardato il vostro livello di studi. Scusatemi, voi farete application durante il primo anno, per il secondo verrà valutato il vostro profilo, la vostra motivazione e potrete scegliere poi un'università, più università anche, a cui fare application. Se verrete reputati idonei, la vostra candidatura verrà mandata direttamente all'università partner e l'università partner deciderà poi se anche per loro andate bene. Se tutto fila liscio, potrete partecipare al programma di doppia laurea scelto. Per la maggior parte delle università basterà pagare la rete in SCP, quindi farete il vostro secondo anno tutto nell'università partner e pagherete solo la rete in SCP. Per alcune altre invece sarà necessario pagare anche la rata e la retta comunque dell'università partner. Per esempio, faccio l'esempio, l'MIT costa intorno ai 35-40 K oltre la rata di SCP. Quindi sì, si può fare, è comunque una spesa molto, a parte che non è sicuro che entriate, perché comunque è una serie, non so se due o tre posti, quindi, e non sempre ci sono i profili adatti per accedere, non è che perché ci sono due posti li dobbiamo riempire per forza, perché magari ci sono dei profili, non mandiamo i profili all'MIT che ci guarda e dice ma perché ci avete mandato questo, che quindi non è necessario mandare dei profili, ecco. Quindi, niente, questo è più o meno come funziona. Quindi tanto dovete entrare, poi ci pensate ne nell'ottobre del vostro primo anno. Grazie mille. Un'altra domanda ci chiedono: per chi fa il pre-master ed ha soltanto il diploma, deve lo stesso effettuare i test pre-ammissione? Per chi fa il pre-master e ha solo il diploma? Deve effettuare lo stesso i test pre-ammissione. Non so se si riferisce Non ho capito la al. domanda. Forse Per chi fa. se In c'è un test di ammissione, magari sarà ogni caso, il test per solo. d'ammissione per entrare al pre-master è da fare. Però Ok. per chi ha solo il diploma. Se hai solo il diploma e non la triennale, cioè devi comunque avere almeno 120 crediti, quindi il primo e il secondo anno conclusi, o comunque 120 crediti generali. Se è il secondo anno di economia e management, almeno 120 crediti, o comunque almeno il primo e il secondo anno conclusi. Se non sei al secondo anno, quindi hai già sforato, sei già al terzo o al quarto, l'importante è che tu abbia almeno 120 crediti. Però devi almeno, quindi puoi fare application anche col diploma, quindi non con la laurea triennale in mano, però cioè nel senso se mi stai dicendo ho finito il liceo, posso fare application per il pre-master? No. Perché è un percorso, chiamiamolo magistrale, un percorso che devi fare comunque nell'università. Perfetto, grazie mille. Diciamo siamo quasi arrivati al termine della nostra presentazione di oggi. Volevo intanto ringraziarti per la presentazione e per la tua disponibilità e poi volevo chiederti se magari c'era un qualcosa, abbiamo detto tanto durante la presentazione, ma un qualcosa che ti sentivi magari di
consigliare o di dire a chi ci sta ascoltando? Due consigli. Allora, il primo, mi è comparsa una cosa Nel che frattempo Matteo ci chiede se a 26 anni si è in ritardo per iniziare un master. Allora, in realtà è diciamo che tecnicamente fino ai 26-27 si può fare il master, leggerete fino ai 30. Tecnicamente però a 30 anni, se vi mettete a fare il master in management, siete un po' in ritardo. Consiglio di Adriano. Però 26 hai un'età limite tra il MIM e il master specializzato o il master di un anno. Marco era, giusto? Marco, senti Marco, mandami magari una mail. Matteo. Matteo, scusami, mandami una mail, vediamo un secondo col tuo CV. Ecco, se mi scrivete per favore CV e media accademica, se no io ve la devo chiedere e ci facciamo rimbalzi di mail inutili. Quindi già media accademica è ponderata, quindi non l'aritmetica, o transcript e me la calcolo io, se non avete voglia di calcolarla non è un problema, però mandatemi già tutto insieme così ho già il pacchetto completo. Quindi magari mandami, Matteo, mandami il CV, guardiamo un secondo. Secondo me... Ah, ok, perfetto. Ah, ok, ho capito chi sei. No, allora, 26 anni, allora, troppo. Non è... Sei sicuramente più grande di quelli che fanno il MIM. Lo puoi fare, ma magari la scelta migliore potrebbe essere quella di fare un master specializzato. Ok, e nel frattempo, visto che abbiamo accennato alla media accademica, ci chiedono se la media accademica non troppo alta può pregiudicare l'accesso al pre-master. Certo, la media accademica è uno degli elementi che viene tenuto in considerazione. Pregiudicare, dipende che media accademica avete, dipende che esperienza avete. Se avete 20 di media accademica, magari sì. Se avete 23, 24, 22 e mezzo, 23, 24, vediamo un attimo il profilo nell'insieme e vediamo perché avete una media non così tanto competitiva. Quindi sì, può pregiudicare, dipende che media avete. Anche questo, è per questo che vi chiedo il curriculum con la media accademica, così riesco ad avere una visione a 360 gradi. Ritornando ai consigli, primo consiglio che vi do, che ve lo do come recruiter, cioè come informatore generale. Mi raccomando, informatevi sempre bene sulla scuola che volete fare, è importante perché caratterizzerà, sarà poi quello che voi farete per il resto della vita. Quindi non potete sbagliare. Informatevi bene, siate curiosi, chiedete, non abbiate paura di chiedere, non abbiate paura di chiedere a me, vabbè, io magari sono estremamente disponibile, altri lo saranno meno, ma non abbiate paura di chiedere perché innanzitutto state investendo 18.000 euro, comunque se, per noi, poi altri costano magari di più, di meno, ma state investendo dei soldi. Quindi innanzitutto chiedete fino a che non avete tutte le informazioni e tutto quello che vi interessa sapere. Questo è molto importante perché se sbagliate... Non succede niente, perdete un anno, perdete dei soldi, si rifanno, i soldi va bene, si possono tranquillamente rifare e sicuramente li rifarete. Però perché perdere un anno quando tanto così in più? Questo lo dico perché l'ho fatto anch'io, io ho fatto un anno di relazioni internazionali, non mi piaceva, non è un brutto corso, non mi piaceva, non era per me. Perché? Perché di nuovo non... finito finito il mio percorso, ero tutto così, non sapevo, ho provato, fa. No, secondo me bisogna andare, già bisogna informarsi, chiedere tanto, chiedere cosa si vuole fare, cosa offrono dopo, prima, durante, perché è importante ed è giusto essere curiosi. Questo è il primo consiglio. Seconda roba, ribadisco, se non siete sicuri, prima di fare application o robe strane, ma ho aperto 8 application anche per 7 master specializzati, 2 master in management, cosa fa? Chiedetemi, poi fate application. Non abbiate paura di chiedermi perché preferisco così che poi chiudervi le 1.000 application che avete aperto per robe strane. Se non siete sicuri, me lo dite. Ecco, altra roba, sicuramente avete visto il mio numero nella presentazione. Sì, e qua, per esempio, mi sono arrivate 3 chiamate e adesso non potevo rispondere. Quindi, prima di chiamarmi, mandatemi una mail, ok? E così riesco a, ci diamo un appuntamento e ci troviamo sicuramente. Perché
Se poi volete provare a chiamare, provate, ma non vi garantisco che di esserci sempre. Quindi con la mail risolviamo perché vi do un appuntamento riservato a voi, quindi per forza ci sono. Se non me lo dimentico, ma c'è il calendario. Da qualche volta. Grazie, grazie mille. Io tra l'altro volevo anche ricordare a chi ci sta ascoltando che invieremo una mail dopo questo evento con i contatti di Adriano e con delle informazioni utili di quello di cui abbiamo parlato questa sera, quindi avrete modo eventualmente anche di rivedere questa presentazione, quindi qualora voleste fare qualche screenshot delle slide sarà assolutamente possibile farlo. Un fotomontaggio mio, lo dico, o qualche strafalcione che ho detto, non vale usarli contro di me. Quindi io vi ringrazio, ringrazio tutti voi per essere rimasti connessi, ringrazio Adriano e vi diamo appuntamento al prossimo webinar di SP Business School. Grazie mille, buona serata. Ciao a tutti, grazie Federica. Grazie, Ciao, buona ciao. serata.